Bella a tutti ragazzi, qui è Teddy. Prima di iniziare con il video vi ricordo che questi sono i miei social ufficiali, tutti i link sono in descrizione. In aggiunta, cosa molto importante, patreon.com/taddy93. Patreon è un sito dove con un abbonamento mensile potete supportare il canale economicamente con un abbonamento fisso, ovvero ci sono vari tier che trovate nella sezione abbonamento, ci sono 6 tier al momento, ognuno con un prezzo fisso mensile ma con molti bonus. I link sempre in descrizione per valutarli. Bello a tutti ragazzi, qui è Teddy, benvenuti al primo video dell'associazione qui su NBA 2K23 con gli Indiana Pacers. Siamo al Wells Fargo Center, forse uno dei pochi, delle poche arene che ha mantenuto il nome originale, tra virgolette, visto che praticamente stanno cambiando tutti i nomi delle arene, gli sponsor stanno prendendo in mano qualsiasi arena possibile, tripla di Benedict Mathurin per aprire questa partita. Ovviamente questo è il debutto delle Sliders, stavo usando quelle vecchie, e ripeto quelle vecchie perché le ho aggiornate. Nel prossimo episodio vi farò vedere le Sliders aggiornate. Ho giocato le prime 4-5 partite in regular season e ho notato dei difetti, e quindi ho cercato di correggerli con le Sliders aggiornate. Credo che più o meno, tanto qui numero di Benedict in faccia a George Niang, più o meno credo che i complaints fossero gli stessi. Ovviamente voglio sentire la vostra opinione riguardo alle Sliders, voglio sapere cosa ne pensate a riguardo. Ho notato che la CPU segnava ancora troppo in entrata e con contatto, quindi ho aggiornato le Sliders abbassando quell'indicatore. Poi ho aumentato il tiro da 3 punti e dalla media distanza per l'utente e per la CPU, e poi ho velocizzato le sliders di velocità e accelerazione. Quindi sostanzialmente ho fatto queste modifiche e mi sembra che il gameplay sia leggermente meglio. Ho già messo insomma l'aggiornamento delle sliders sul cloud, quindi semplicemente dovete scaricarle e sovrascrivere rispetto a quelle di prima e potrete provare le sliders aggiornate. Per quanto riguarda questo primo quarto non c'è l'audio di gioco, dal secondo quarto invece tornerà l'audio di gioco, quindi non preoccupatevi, l'audio di gioco era semplicemente assente perché avevo le cuffie attaccate alla PlayStation e quindi l'audio passava per le cuffie, non per l'elgato, e me ne sono accorto dopo. Allora, intanto guardate questo rilascio, no? Ok, quindi secondo il gioco questo non è rilascio perfetto, brick mostruoso. Tra un minutino circa invece vedrete un altro rilascio di tiro, migliore di questo, scusate, peggiore di quello che avete appena visto, e mi ha dato verde. Io veramente non capisco le sliders, neanche le sliders di questo gioco, non capisco proprio questo gioco. Vabbè, sappiamo quali sono i problemi e i difetti, il gioco è andato downhill, è andato declinando da quando il parco e il pro-am è diventato l'obiettivo principale del gioco, no? Ecco, da lì in poi, eccolo qua. Allora, secondo il gioco questo rilascio è perfetto, verde, mentre invece quello di prima di Nesmith non era rilascio perfetto. Non so cosa dire onestamente, non chiedetemi nulla, io non so cosa dire. Tanto qui Ayton punisce in post basso il mismatch. 12 punti per DeAndre su 26 degli Indiana Pacers. Qui arriva il raddoppio, non arriva la rotazione, Niang punisce da 3 punti. Allora, che dire? Tanto godetevi questo free 60 alley-oop di Benedict Mathurin su assist di Haliburton. Per quanto riguarda le sliders, niente, ho provato ad aggiustare alcuni difetti che ancora notavo. Ovviamente la mia è una squadra scarsa, non è che nel senso le sliders sono tarate sulla mia squadra scarsa, no, perché altrimenti avrei messo 80 da 3 punti e dalla media alla mia squadra per poter segnare di più. Però insomma, diciamo che le ho fatte in modo da permettere di poter avere una sfida con la CPU, no? Quindi la CPU è molto avvantaggiata, soprattutto nelle sliders di quest'anno, però in alcune cose ho dovuto correggere perché veramente layup con contatto e layup in entrata erano
cioè veramente la CPU segnava anche con 100% di contest di tiro, segnava e va bene tutto, però voglio che la buona difesa dell'utente venga premiata e non voglio, ecco, che la CPU abbia un ruolo di cheat costante, no? Cioè la difficoltà secondo me deve essere tarata correttamente. Tanto qui brutto passaggio di Ayton. La palla doveva essere per il taglio di Haliburton. Qui Maxey corre dritto, va al ferro. Voglio che la difficoltà sia giusta, no? Non voglio che sia una difficoltà artificiale del tipo che la CPU deve segnare ogni singolo canestro perché così, ah, così è difficile, è bello. No, secondo me non deve funzionare così. Secondo me deve essere che il gioco deve essere godibile, il gioco deve essere con una difficoltà corretta, nel senso che, dato qui bella palla di Mathurin, deve essere una difficoltà bilanciata, no? Ok, non deve essere facile per l'utente, e con le slider di quest'anno e probabilmente con aggiornamenti futuri, mano a mano, renderò sempre più magari challenging, difficile. Ovviamente la squadra poi migliorerà, quindi magari le sliders andranno impostate rispetto a che cosa? Alla seconda stagione, ad una squadra migliorata, giocatori con overall più forte, eccetera, 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 no? Quindi per il momento mi sto trovando molto bene con queste sliders, perché secondo me sono la difficoltà corretta per il mio modo di giocare. Tra l'altro, qui il numero di Tyrese. Tra l'altro, ho giocato una partita in diretta contro i Brooklyn Nets, in live su Twitch. Tutti i link sono sempre in descrizione del video, lo sapete. E ho perso. Tanto qui James Harden, il barba da 3. Le slide sono punitive, ragazzi, non potete addormentarvi un secondo, la CPU vi punisce nel 99% dei casi. Se è wide open, la CPU non sbaglierà con le sliders che ho fatto. Dovete sempre difendere, sempre mettere la mano in faccia, tante volte o qualche volta non sarà sufficiente per impedire che la CPU segni, però se lasciate la CPU wide open, la CPU segnerà, almeno i tiratori, ovviamente quelli buoni, segneranno, i tiratori meno buoni tenderanno a sbagliare, però i tiratori letali vi puniranno se lasciati indisturbati al tiro. Quindi ho giocato contro i Brooklyn Nets in live e ho perso. La partita è stata molto a basso score ed è lì che, parlando con la chat, abbiamo fatto dei cambiamenti, insomma abbiamo notato delle cose che non andavano e quindi ho modificato le sliders. Poi da solo ho giocato la rivincita perché giocavo un back to back contro i Nets a Brooklyn, entrambe le partite. Ho perso anche quella partita, sempre all'overtime, tanto qui floater di Tyrese, tiro da NBA 2K12 più che da NBA 2K23. Ho cambiato le sliders, ho perso ancora, però la partita è stata a più alto score, mi pare sui 100, 108 a 105, qualcosa del genere. I risultati statistici sono stati corretti, nel senso che comunque non c'erano 50 tiri liberi tentati, ok? Numero di triple tentate forse ancora un po' bassino, e infatti nell'aggiornamento delle sliders ho aumentato la tendenza della CPU al tiro da 3 punti e ho abbassato quella di attaccare il ferro leggermente, non voglio che la CPU non attacchi mai il ferro, perché comunque nella NBA odierna sappiamo quali sono le due cose, intanto lob al contrario, Embiid la alza per Harden. Ovviamente nella CPU, sì, ciao, nell'NBA di oggi si cerca di aumentare le spaziature per attaccare più facilmente il ferro perché non c'è protezione sotto, no? Quindi io voglio che la CPU attacchi il ferro allargando le spaziature, però non voglio neanche, diciamo, influenzare troppo lo stile di gioco. Quindi ho riaumentato la tendenza a 3 punti della CPU, ho diminuito leggerissimamente quella dell'entrata al ferro e dell'entrata a canestro, e ho fatto i ritocchi che vi ho detto prima. Secondo me sono overall leggermente migliori, ovviamente man mano che si gioca si scoprono cose nuove, no? Vedi nuove situazioni di gioco, vedi insomma tendenze della CPU, no? Mano a mano, e quindi è chiaro che poco a poco devi, tanto qui Milton, scusate, non Melton ma Milton con un canestro impossibile,
È quello che dicevo prima della CPU che segna troppo facilmente layup e tiro in entrata, no? Quello è un canestro impossibile, ha dato tipo 20% di tiro contrastato. Insomma, lì ho storto un po' il naso. Qui a Liberton si leva, Maxey va a inchiodare il più 14. Punteggio basso, è 57-71, ma noi siamo una squadra scarsa, ovviamente. Siamo una squadra che vuole tankare, siamo una squadra che non ha onestamente altro motivo di giocare se non quello di sviluppare i nostri giovani durante la stagione, valutarli e vedere chi può essere pronto per la scalata al titolo di Haliburton con la palla rubata, cosa che di solito non accadeva nei vecchi 2K. Quest'anno invece ho ottenuto che comunque la nostra CPU, no, cerca di fare palle rubate quando, insomma, quando sono convenienti come queste, intanto step back di Tobias. Quindi dicevo prima che man mano che si gioca, ovviamente giochi contro giocatori diversi, quindi vedi stili di gioco diversi e capisci insomma quali sono le tendenze della CPU e mano a mano vai a intervenire sulle sliders. Quindi secondo me le sliders adesso sono meglio di prima, sono tarate, diciamo, sono più bilanciate, ecco, per il modo di giocare della CPU. Intanto qui Embiid con il gancio, nonostante il bel contrasto di tiro di Ayton, gran canestro di Joel. Cioè, a me va bene che qualche volta entrino questi tiri, però quando diventa veramente ogni singolo tiro, ogni singola entrata a canestro, ogni singolo layup, allora lì inizio ad avere un pochino di problemi. Quindi provate le sliders nuove, fatemi sapere cosa ne pensate. Per i possessori di PC, PS4, Xbox, chi più ne ha più ne metta, nel prossimo video le farò vedere invece scrollando in modo che possiate copiarle e appunto provarle. Una cosa che vi chiedo ovviamente è il feedback, ho bisogno di commenti, ho bisogno di non solo per l'algoritmo di YouTube, che ovviamente più mi piace ci sono, più commenti ci sono, più minuti visti ci sono, l'algoritmo di YouTube mette più facilmente in primo piano questo tipo di video, ma ovviamente anche per poter poi modificare le sliders in base al vostro feedback. Come vedete, la partita poi è man mano andata a puttane perché ci hanno arati, tripla di Niang dall'angolo, fa più 23 a 5,45 dalla fine. Non c'è bisogno che vi faccia vedere altro, finisce 107-82, che è un risultato, un punteggio accettabile. Realistico, tutto sommato, 107-82 per una squadra scarsa come la nostra, 82 punti segnati sono coerenti, 107 per fila sono coerenti, alla fine comunque hanno giocato le riserve, quindi è chiaro che non hanno poi spinto sull'acceleratore. Comunque, abbiamo perso male, finalmente, mi verrebbe da dire dopo anni dove Teddy vinceva sempre facilmente, arrivano le sconfitte sonore. Fatemi sapere per le sliders, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo video.